Ciao ragazze, io sono Ross e sono la vostra coach. Questo è un allenamento di tonificazione per gambe, addominali e glutei. Nella prima parte faremo degli esercizi da in piedi utilizzando un manubrio. Nella parte centrale faremo degli esercizi a terra utilizzando due blocchi yoga. E nella parte finale faremo sempre degli esercizi a terra utilizzando una mini band. Se questi attrezzi non li avete, qui sotto nell'info box trovate i link. Il CFX di questo workout è 6, l'interval timer va impostato con 50 secondi di lavoro, 10 secondi di pausa per 24 round e ricordatevi di scaricare la scheda per segnare le rep e calcolare così il vostro punteggio. Iniziamo! Iniziamo con il warm up. Iniziamo con un affondo indietro. Stessa gamba, mi raccomando, il ginocchio della gamba che è avanti non deve superare la punta del piede, deve essere a 90 gradi. Addome attivo. Ok, altra gamba. Respiro. Side lunge, stessa gamba. Scendo giù bene, glutei indietro. Cambio. Respiro. Skip, singolo e sulle braccia. Cambio. Ok, torniamo all'affondo indietro. Schiena dritta. Cambio gamba. Dai, dai. Side lunge. Cambio.
Forza, bravissime. Giù bene. Cambio. Skip singolo. Dai, dai. Cambio. E warm up finito. Ok, iniziamo. Prendo il peso. Divarico le gambe. Un po' di più della larghezza delle spalle. Punte dei piedi rivolte verso l'esterno. Su una punta del piede. L'altro piede giù. Goblet squat. E leg lift. Stessa gamba, scendo bene, controllo il movimento. Respiro. Ok, segno le rep. Ora sempre un peso. One leg deadlift. Quindi su una gamba e su il peso reverse lunge. Ritorno. Stessa gamba. Controllo bene il movimento. Ok, segno le ripetizioni. Sempre peso. Affondo incrociato indietro, ritorno al centro, deadlift and row, stessa gamba. Mi raccomando, quando scendo in fuori glutei, schiena dritta. E poi row, salgo, contraggo i glutei. Ok, sei in piedi.
Ora esercizio cardio. Segno prima le rep. Skaters. Posso appoggiare il piede dietro oppure rimanere su. Apro bene, rimango sempre bassa. Mi aiuto con le braccia per l'equilibrio. Dai, dai, brave, forza. Respiro. Ok, ora Black Yoga. Gambe dritte avanti a noi, mani sui blocchi, su tabletop e L-sit. Quindi su, contraggo bene i glutei e poi spingo indietro, estendo le gambe. Controllo. Ok. Le ripetizioni. Bicycle abs. Una gamba piegata, l'altra tesa. E cambio. Controllo il movimento. Ok, segno le rep, prendo un blocco yoga, lo metto qui all'altezza dei piedi, mani sotto i glutei e vado a portare le gambe prima da una parte e poi dall'altra, cercando di sorpassare il blocco. Eventualmente posso alzare il blocco e quindi le gambe si alzano. Un po' di più. Schiena aderente al pavimento. Posso eventualmente mettermi anche sui gomiti e fare questo. Ok, su in piedi per l'esercizio cardio. Segno prima le rep. E via. Controllo bene l'esercizio. Forza. Qualità, non quantità, ricordatevelo sempre. Bravissime, forza! Dai ragazze! Ok,
Ora vado a prendere l'elastico. Lo metto altezza caviglie. Pancia in giù. Fronte sulle mani, dorsi delle mani. E vado ovviamente a piegare la gamba, facendo sì che l'elastico non salga. Ok, segno le rep, elastico sopra le ginocchia, mi metto su un fianco, apro, chiudo, senza avvicinare le gambe. Dai, dai. Ok, segno sempre le rep, sempre su un fianco. Elastico. In questa posizione tengo giù con una gamba e con l'altra salgo. La gamba piegata rimane dietro. Posso anche alzarmi un po' e vado a lavorare proprio l'interno coscia. Piede a martello e salgo. Dai, dai. Ok, via l'elastico. Segno le rep. E di nuovo skaters. Respiro. E ok ragazzi, un minuto di pausa.
Ok, ragazze, riprendiamo. Prendiamo il manubrio. Divarichiamo le gambe. Goblet squat. E leg lift. Controllo. Peso sui talloni quando scendo. Respiro. Ok, segno le rep. Ora sempre peso alla mano. One leg deadlift. Da qui, sul peso, reverse lunge, controllo. Nessuna fretta, ragazze. Segno le rep e sempre peso. Corsé lunge, deadlift, row. Su in piedi. Dai, dai. Spingo indietro i glutei, row, salgo, contraggo i glutei. Schiena dritta quando scendo. Ok, skaters. Dai, bravissime, forza! Respiro. Ok, prendo i blocchi. Ok, tabletop e nel sit. Sistemo bene i blocchi.
Ok. Bicycle abs. Respiro. Dai, forza ragazze. Ok, signore rep. Un blocco. Mani sotto i glutei, gambe tese, passo da una parte all'altra. Vi ricordo che potete farlo anche sui gomiti. Oppure abbassare il blocco. Così, meglio. Trovate il livello per voi. Ok. Skaters di nuovo. Quando siete pronte, saltate. Dai! Ok, elastico, altezza caviglie. Giù. Respiro. Controllo il movimento. Ok. Elastico, altezza, ginocchia un pochino più sopra. Mi metto su un fianco e vado ad aprire e chiudere. Apro bene, controllo bene la mia posizione. Movimenti controllati, lenti.
segno. Mi metto sempre su un fianco, vado a fare l'esercizio per l'interno coscia. Spingo su, piede a martello, un piede è a terra che tiene l'elastico e l'altro invece sale e scende con la gamba ovviamente. Controllo bene sempre la posizione. Spingo su, controllo discesa e salita. Via l'elastico ed esercizio cardio. Dai, l'ultimo sforzo. Dai, dai, dai ragazze, forza, non mollate ora. Dai, continuo. Brave. Ok ragazze, bene ragazze, iniziamo con lo stretching. Una gamba piegata, l'altra tesa, e la gamba che è piegata la porto al petto e rimango su. Schiena dritta, respiro. Cambio. Rimango. Ok, prendo la punta del piede e mi metto in questa posizione, vado a strecciare il quadricipite, posso eventualmente prendere la punta con due mani, tiro bene il tallone verso il gluteo. E cambio. Addome attivo. Da qui scendo, butterfly, posso spingere un po' con i gomiti giù le gambe, schiena dritta. Adesso mi metto in questa posizione di low lunge, una gamba tesa, l'altra la piego 90 gradi e spingo giù il ginocchio, alzando ovviamente da questo lato il piede. Rimango.
Spingo giù bene la gamba, fin dove riesco, non dovete sentire troppo male, ma dovete sentire tensione. Stessa cosa, voi forse lo vedete meglio. Controllo sempre la posizione. Ok, da qui una gamba piegata, incrocio la gamba piegata sopra, quindi mi metto in questa posizione e posso anche avvicinare il busto o rimanere su eventualmente. Dovete sentire un po' di stretching, ovviamente qui dietro. Cambio. Posso allungare anche le braccia, così da rendere lo stretching un po' più intenso. Ok, e ora divarico le gambe e vado a portare in avanti le braccia e scendo sempre un po' di più. Posso anche rimanere qui eventualmente e stare qui oppure allungo allungo e scendo fin dove riesco. Piano piano salgo e allungo da un lato. Anche qui ad ogni espirazione scendo un pochino di più. Gambe tese. Ritorno e cambio. E di nuovo al centro, e ragazze, abbiamo finito lo stretching. Ora che abbiamo finito l'allenamento, possiamo fare uno spuntino post-workout. Ve ne parlo in un vlog, vi lascio il link qui sotto nell'info box. Like se vi è piaciuto il video, condividetelo e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo nei prossimi workout. Ciao!